non sa scrivere messaggi e sono totalmente incomprensibili. No, è che io vado troppo veloce quando sì, scrivo sì, e non mi sta dietro il correttore. Troppo intelligente. Capito? Io ho una cartella di sticker di papà che sono bellissimi. La mia sintesi del mio pechino potrebbe essere una lacrima e un'incazzatura. Sono Fabio Caressa, faccio il telecronista da 40 anni quasi e mangio tartarughe. Io sono Eleonora Caressa e sono la figlia. Una foto scattata. In realtà è un video di auguri all'Entella che compie 110 anni. Interessante per voi. Sì. Molto gossip su questa cosa, molto gossip. Faccio una marea di video di saluti perché me li chiedono tutti, faccio tutto. E invece un selfie che avete fatto ma non pubblicato? Avevo azzeccato la parola dell'eredità. L'azzecco quasi sempre. No, quasi sempre no, ma adesso, vabbè, diciamo quasi sempre. 40% sì. Non è vero, non le azzecca e poi dice però la mia era meglio. Secondo me la mia ci stava meglio, la mia funzionava meglio. Esatto. Se mi chiamate vengo subito io. Qual è l'ultima persona che avete chiamato? Allora, guarda, posso farti l'elenco? Tanto per farti capire che è vita sociale. Bene, Matilde, Eleonora, Dido, bene. Io ho mamma 5, poi ho papà 3, mamma 3, mamma 7. Lei era contentissima, secondo me, comunque di vederci fare un viaggio del genere insieme. Sì. E anche di non essere andata lei. Assolutamente sì. In un viaggio del genere proprio vieni messo a nudo di tutte un po' le cose che cerchi di nascondere magari nella vita di tutti i giorni, tutte le difficoltà le devi affrontare insieme, quindi anche un lato più sensibile, più emotivo. Per me è molto importante, per esempio, una persona calma accanto, no? Mia moglie, Eleonora, Beppe Bergomi in telecronaca. L'app che utilizzate di più? In questo momento TikTok. Anch'io TikTok. Adesso un periodo che mi vengono fuori. Il mare del nord, robe di alieni, un panda che mangia le carote e poi ovviamente un sacco di pallone, gol, cose. Oh, oggi ti stavi ascoltando tutti i quiz. E poi quiz, sì, era io sono che molto rispondeva, di quiz. Quanti sono i continenti? 7. Quelli che in bandiera? Italia! Sai quelli che fai, if you answer 10 questions you are a genius? Mi fa molto bene perché io rispondo sempre, quindi mi sento molto genio. L'ultimo messaggio vocale che avete mandato? Ma io sai che non mando tanti vocali, perché comunque i vocali a me è già successo che te lo prendono, te lo montano come gli pare e lo rimettono come gli pare. Preferisci mandare dei messaggi scritti che non sa scrivere perché ha 50 anni, quindi non sa scrivere messaggi e sono totalmente incomprensibili. No, è che io vado troppo veloce quando sì, scrivo sì, e non mi sta dietro il correttore. Troppo intelligente. Capito? Il nome del gruppo di WhatsApp che usate di più? La Bombi o la Passi con le mie amiche. Un mio amico è andato da una mia amica e gli fa ma Mambolosco, lo Bombi o lo Passi? E lei è un cantante, Mambolosco, Bombi o Passi? E lei fa Bombo e ci ha fatto un sacco ridere. Bombo di Bombo? Sì. Ah. Bello, sono contenta che mia figlia dice bombo, bombo. Ma no, non sono io faccio soltanto parte del gruppo. Io devo dire, la mia gelosia è pari a zero proprio nella vita. Mi sta a zero addosso, cioè sono molto libera. L'ultima immagine screenshottata e salvata. La foto che hanno postato di Pechino con la signora vestita tradizionale. In questa foto di papà siamo, cioè, l'avevo screenata perché abbiamo i sorrisi più tirati che siano mai esistiti, sono terribili. Noi siamo partiti con basse aspettative, noi siamo partiti per metterci lì a giocare e c'erano oggettivamente delle coppie molto forti anche da un punto di vista sì. Fisico. Io direi che la mia sintesi del mio pechino potrebbe essere una lacrima e un'incazzatura. Avete uno sticker su WhatsApp con la vostra faccia? Io ho una cartella di sticker di papà che sono bellissimi. Io ovviamente essendo boomer o simil boomer questa roba qua non la uso. Sono proprio da usare in ogni occasione. Questo quando sei molto deluso da qualcuno. Questo è un po' triste. Questo ti chiedi ma perché? Questo invece è la faccia della felicità. Sono bellissimi. E la vostra immagine di WhatsApp? C'è ovviamente. E ovviamente lo stato di WhatsApp. Ciao, sto usando WhatsApp, la cosa più da boomer nella storia del mondo. E che devo mettere? E che devo mettere? Datemi un consiglio, che metto come stato di WhatsApp? Non posso mettere celibe perché sennò mia moglie mi uccide. Sposato devo mettere, che devo mettere? Ma no, devi mettere, Andiamo a Berlino, devo mettere questa cosa. E così anche se non c'è il nome ti si riconosce solo. Canzoni che avete ascoltato più di recente? È l'ultima canzone di Matilde. Sì, escludiamo Matilde, però è difficile perché la sentiamo moltissimo. Cheo Gallego, l'anziano e il niño. La mettono sempre sotto le musiche di cose di calcio. Non si vota purtroppo, sennò faremmo proprio l'appello al televoto. Divertitevi con me. Ti fate caressa, vabbè. Ti fate caressa e divertitevi. Almeno le buone energie. Non... Ciao lettori di Fanpage, sono uno di voi. Ciao.